Allora, buonasera, buonasera di nuovo. Come vi avevo annunciato nell'illustrazione del palinsesto, siamo in collegamento per questa puntata di Voci Radicali con Claudio Barazzetta, che ringraziamo di essere qui su Liberi TV. Ciao Claudio. Grazie a voi, ciao. Allora, Claudio Barazzetta, segretario dell'associazione milanese radicale Enzo Tortora. E con lui chiaramente parleremo, cerchiamo un pochino di. Diciamo, abbiamo l'ambizione come Liberi TV di dare voce un pochino alle associazioni locali che sono sparse, alle associazioni radicali locali che sono sparse sul territorio e che poi obiettivamente quando ci sta da fare qualche iniziativa a livello nazionale sono quelle che si mobilitano e penso soprattutto ovviamente alle varie raccolte firme e così via. E in questo senso appunto per questi scopi abbiamo oggi questo collegamento con Claudio Barazzetta che ci parlerà ovviamente un po' della inizialmente dell'associazione Enzo Tortora, illustrandoci un pochino, facendo conoscere al pubblico di Liberi TV, per esempio, non so da quanto tempo esiste, quanto è numerosa, e so che ha peraltro in preparazione un appuntamento importante per il suo, per la sua vita, per il suo interno. A te, Claudio, la parola. Sì, dunque, non è semplice, grazie innanzitutto Gianni, non è semplice riassumere in pochissimo tempo storia, vita e miracoli dell'associazione Enzo Tortora Radicali Milano. Direi che l'associazione, proprio velocemente, l'associazione è presente a Milano, si può dire da sempre, insomma, dei primi anni 70, non chiaramente con questa denominazione, ma il centro di iniziativa radicale c'è sempre stato. Attualmente l'associazione Enzo Tortora Radicali Milano dopo lo sfratto notorio della sede storica di Vigentina, si ritrova in via Malachia Marchesi detta Dei, che non è nemmeno troppo lontana dal centro, tutti i lunedì sera. Al momento abbiamo 91 iscritti per quanto riguarda l'associazione e ci auguriamo nel congresso che tu ci citavi prima, che si terrà domenica 24 novembre, quindi non questa ma la prossima, almeno di superare i 100 iscritti. Sappiamo che la possibilità di iscrizione dura fino alle ore 16 del giorno dell'assemblea. 91 iscritti, di questi 91 iscritti soffriamo anche noi di quello che soffrono, credo, tutte le associazioni radicali. Chiaramente gli attivi effettivamente si possono contare su una decina, su una quindicina di militanti radicali, cosa che inficia anche le raccolte firme che dicevi prima. Radicali Milano inoltre è presente naturalmente su Facebook, dove abbiamo oltre 1250 likers, ed è stata una politica che noi abbiamo voluto perseguire quest'anno di aumentare il numero dei likers e eventualmente anche per fare nuovi iscritti, nuovi militanti, nuovi partecipanti. Siamo inoltre presenti su Twitter, su YouTube, basta googolare, come si dice oggi, Radicali Milano, ma persino in Google Maps digitando Radicali Milano esce direttamente il nostro indirizzo, quindi siamo decisamente presenti sui vari siti. Mi preme sottolineare che però non siamo gli unici a Milano, quindi non ci prendiamo tutto il merito. A Milano esiste l'associazione Radicali Senza Fissa Dimora, il cui segretario è Emiliano Silvestri, che a differenza della Tortora è un'associazione di iscritti al partito radicale. È una differenza più o meno fondamentale. Per statuto la Tortora persegue gli obiettivi del partito di radicali italiani e di tutti i soggetti della galassia, mentre invece i radicali senza fissa dimora, che si riuniscono invece il martedì in zona Garibaldi, è un'associazione di iscritti al partito radicale. Nominavi prima le attività. È difficile condensare tutte le Aspetta attività Claudio, che. volevo farti una domanda prima di passare all'attività, proprio per spiegare un pochino, o provare a spiegare questa specie di cosmogonia. Allora, l'associazione Enzo Tortora è un'associazione praticamente che è affiliata in qualche modo a radicali italiani, perché ha un numero, o sbaglio? Non proprio, non è proprio così. Allora, per statuto l'associazione persegue gli obiettivi di radicali italiani, del partito e di tutte le associazioni costituenti la galassia. Quindi effettivamente, usando una terminologia così un po' cara a qualcuno, è un'associazione di radicali.
non de- ah, è un'associazione ecco. dei radicali, chiedo scusa, è un'associazione dei radicali dei milanesi, radicali. Quindi anche perché evidentemente poi magari affronteremo l'argomento, quando si tratta ad esempio di raccogliere le firme, che sia per l'eutanasia legale proposta dalla Luca Coscioni, piuttosto che per il referendum, prima quelli cambiamo noi proposti da radicali italiani, poi quelli sulla genere, siamo sempre noi, quindi non è che ci facciamo troppi problemi, quindi effettivamente è un'associazione della complessità dei radicali milanesi, chiaramente magari non tutti. T'ho corretto sul fatto che è un'associazione affiliata a Radicali Italiani, perché noi quest'anno di iscritti a Radicali Italiani abbiamo avuto, adesso non ricordo se 15 o 16 iscritti a Radicali Italiani, per cui non siamo nemmeno riusciti, a differenza degli altri anni, ad eleggere il nostro rappresentante al Comitato Nazionale, quindi è una distinzione un po' così. Volevo arrivare a questo, sapere se avevate il rappresentante all'interno. No, quest'anno per la prima volta dopo anni non ce l'abbiamo avuta. Ho capito. Va bene, a questo punto aspettiamo il congresso e vedremo, speriamo che cresciate. Speriamo, infatti, speriamo in quanto numero di iscritti a Radicali Italiani, quello senz'altro. Se poi tutti quanti si volessero iscrivere all'associazione senza essere iscritti, di certo non li cacciamo via, anche perché l'iscrizione costa solo 30 euro l'anno, quindi è decisamente affrontabile, diciamo così. Vado con l'elenco delle numerose attività, delle numerose cose che siamo riusciti ad acquisire nel corso di quest'anno. Allora, io ti devo dire la verità che dopo il successo, il deciso successo di Milano si muove, che a cui abbiamo naturalmente aderito noi come radicali, ma il comitato era composto da parecchie associazioni, nel 2010, l'anno scorso l'associazione ha voluto partire e proporre alla città di Milano i cinque proposte di delibera di iniziativa popolare per il comune di Milano radicalmente nuova. Questo è partito l'anno scorso. Per proporre queste delibere al Consiglio del Comune di Milano occorrono notoriamente 5.000 firme. Noi all'epoca abbiamo raccolto oltre 6.000 firme per quesito, per ognuno dei 5 quesiti che proponevamo. Questi 5 quesiti riguardavano il registro delle unioni civili per la città di Milano, l'agenzia antidiscriminazione, l'istituzione di sale salvavita, le famose stanze del buco su modello svizzero, ad esempio, la regolamentazione della prostituzione e il registro dei testamenti biologici, ancora prima che partisse l'iniziativa nazionale della Luca Coscioni sull'eutanasia legale. Abbiamo raccolto le firme, siamo stati in giro praticamente per tutto il 2012, i frutti di questo sforzo li abbiamo visti naturalmente quest'anno. Scusate, li abbiamo visti quest'anno perché nell'ordine il Consiglio Comunale di Milano, la città di Milano, ha approvato prima l'agenzia antidiscriminazione, poi il registro delle unioni civili e non di tantissimo tempo fa il registro dei testamenti biologici. Registro dei testamenti biologici che effettivamente, senza entrare ulteriormente in particolari tecnici, non è il luogo, il Comune di Milano non è il luogo dove il cittadino può andare a depositare il proprio registro biologico, ma è un'indicazione dove il cittadino può dire: guardate che le mie volontà si trovano qui, là, su e giù. C'è stato effettivamente, è stato un po' sminuito il senso di questa proposta di delibera popolare. Quindi 3 proposte su 5 approvate, e io devo assolutamente ricordare che siamo riusciti a far approvare queste 3 perché al Consiglio Comunale di Milano siede Marco Cappato, che all'epoca siamo riusciti con grande fatica a far eleggere consigliere comunale, e in barba a chi ha un po' di antipatia nei confronti di fare eletti a qualsiasi livello delle istituzioni dello Stato, insomma, dobbiamo ricordare che la presenza di Marco Cappato in Consiglio Comunale ha tenuto alta l'attenzione su questi temi, che altrimenti difficilmente, probabilmente, come associazione, come Radicali Milano, saremmo riusciti a tenere e probabilmente anche a far approvare. Quindi un radicale in Consiglio Comunale, Marco Cappato, insomma, è assolutamente necessario ed è decisamente servito. Quindi i frutti delle raccolte passate li abbiamo visti quest'anno per quanto riguarda il Comune di Milano. Nel 2013, quindi in tutto quest'anno passato, parlo di anno passato proprio perché fra una settimana avremo il congresso, quindi per noi l'anno radicale si può
conclude domenica 24. Nel 2013 l'associazione La Tortora è stata decisamente impegnata in ogni tipo di raccolta firme. Siamo partiti, e giova ricordarlo perché qualcuno magari ogni tanto se lo dimentica, siamo partiti con la raccolta firme per la lista Amnistia, Giustizia e Libertà, quindi in occasione delle politiche. Sì, in effetti c'eravamo anche noi, siamo riusciti a ottenere un numero di firme sufficienti e necessarie per presentare la lista al Senato della Repubblica per quanto riguarda la Lombardia. Effettivamente in 2 settimane era molto difficile presentare oltre 8.000 firme, stando la legge elettorale regionale lombarda, per poter presentare la lista anche alla Camera. Però insomma, noi il nostro dovere lo abbiamo fatto senza indugi. Lista GL, fammi aprire una parentesi, Gianni, ne approfitto. Quando si trattava di discutere qua in associazione, Milano ha fatto un attimino da catalizzatore, abbiamo proposto parecchie riunioni in cui si sono coinvolte le altre realtà radicali della Lombardia. Cosa facciamo per queste elezioni? Dico questo perché sono imminenti le elezioni in Basilicata, dove ci presentiamo col simbolo della rosa nel pugno. Ecco, nelle riunioni che noi abbiamo tenuto prima delle elezioni politiche di quest'anno a Milano, ma più o meno in tutta la Lombardia, c'era un certo favore per, diciamo, proponiamo ancora il simbolo della lista, la rosa nel pugno. Era uscito molto chiaro, insomma, le registrazioni sono presenti su Radio Radicale, quindi non sto dicendo il falso. In una conversazione settimanale. Guarda, su questo ti interrompo un attimo, perché se posso vantare che abbiamo fatto un piccolo scoop in quell'occasione, Liberi TV, quel pomeriggio, perché fu un pomeriggio in cui uscì questa ipotesi dell'utilizzo della rosa nel pugno, che peraltro ha dietro le tue spalle, stupendo, un logo storico. Abbiamo avuto l'allora segretario di Radicali Italiani, Mario Staterini, parlare proprio di questo, e si è espresso con un grande entusiasmo, entusiasmo che poi in qualche modo è stato negato. Comunque, volevo soltanto fare questo inciso a te. No, hai perfettamente ragione. Già all'epoca c'era veramente un sufficiente, adesso grande, non lo so, però sufficiente entusiasmo sul simbolo della rosa nel pugno. Insomma, questa era l'indicazione, l'indice di gradimento dei radicali lombardi. Ricordiamo che si votava in Lombardia, nel Lazio e nel Molise, però in Lombardia la rosa nel pugno era vista decisamente favorevole. In una conversazione settimanale Marco Pannella disse: ma non ho visto questo grande entusiasmo, non mi sembrava che, eccetera. In realtà l'entusiasmo c'era, mi fa piacere che comunque se l'entusiasmo sia nato dalle parti della Lucania, come si usa chiamarla oggi, dalle parti della Basilicata. Bene, parlo del simbolo, non di quello che ci sta sotto. Quindi, ritornando alle attività dell'associazione Enzo Tortora Radicale Milano, siamo partiti con la lista GL, c'eravamo anche noi, e poi da marzo a settembre raccolte firme. Da marzo a settembre noi siamo stati in piazza con i volontari, con i militanti, gli iscritti della Tortora, siamo stati in piazza nelle strade di Milano tutti i weekend, dal venerdì alla domenica. Io personalmente me li sono fatti tutti, ad esclusione del tavolo di Ferragosto, che per carenza di militanti, di persone al tavolo, non siamo riusciti ad organizzare, e ha un tavolo precedente per mancanza di autenticatore. Ma la mancanza di autenticatore, questo mi preme sottolinearlo, sempre riferito alla presenza di Cappato in consiglio comunale, la mancanza dell'autenticatore si è verificata quando ancora Marco Cappato non era riuscito a far approvare in consiglio il fatto che tutti i dipendenti comunali del comune potessero fare funzioni di autenticatori. Nel momento in cui questa cosa è stata approvata, noi non abbiamo più avuto nessun problema di autenticatore. Ci sono stati dei dipendenti comunali che praticamente ci hanno accompagnato per tutta la raccolta firme, e quindi da quel punto di vista nessun problema. Questo per dire, effettivamente, quello dei dipendenti comunali, virgola, autenticatori che non siano dipendenti comunali, è un problema veramente decisivo. Avere a disposizione un autenticatore, basta un solo radicale che apre un tavolo, radicale o chi altro voglia proporre un'iniziativa di raccolta firme, e lì siamo a posto. Quindi ti dicevo, da marzo a settembre abbiamo raccolto 4.634 firme, la maggior parte delle quali certificate per l'eutanasia legale, e oltre 7.500
100 firme per quesito referendario, tutti e 12, chi più ne meno, chiaramente quello sull'ergastolo ne ha avuti decisamente di meno, però insomma 7500 firme è un ottimo risultato, oserei dire, considerando anche il fatto. Ci sono state, leggevo e sentivo delle polemiche sul fatto che non era possibile che a Milano uscisse un solo tavolo a settimana. Bene, allora, stando le nostre esigue e risicate forze, chi ha partecipato poteva vedere questo singolo tavolo che dal venerdì alla domenica prendeva con tutti i militanti armi e bagagli, si spostava dalle colonne di San Lorenzo il venerdì, in San Babile in centro Milano il sabato, per poi tornare alle colonne di San Lorenzo la domenica in piazza. Sì, effettivamente era un solo tavolo, ma un solo tavolo itinerante. Ecco, questo unico tavolo itinerante, con la presenza dei nostri iscritti, ai quali va assolutamente il mio ringraziamento, prima fra tutti Claudia Girombelli, che è stata tesoriere della Tortola per anni, è stata assolutamente presente per tutta la raccolta firme. Con questo unico tavolo Milano è riuscito, dicevo prima, a raccogliere 7500 firme radicali, perché poi parliamo anche del PDL. 7500 firme radicali vuol dire che con la metà dei tavoli organizzati a Milano rispetto ad esempio a Roma siamo riusciti a raccogliere oltre 2/3 delle firme raccolte nella capitale. Insomma, questa secondo me si chiama visione strategica e razionalizzazione delle risorse. È stata una gran bella esperienza, questo dire, senza parlare poi dell'aiuto che ci ha dato il PDL. Su questo, Gianni, dobbiamo essere sinceri, è innegabile. Io e Marco Cappato siamo andati all'inizio di luglio, insomma nel mese di luglio, al coordinamento provinciale del PDL qua a Milano, alla presenza di Mario Mantovani, che attualmente oltre a essere coordinatore regionale del PDL, è vicepresidente di Regione Lombardia. Abbiamo proposto loro l'appoggio ai referendum, hanno accettato notoriamente semplicemente per quelli sulla giustizia, quindi anche il PDL ci ha dato una forte mano. Raccolta firme che è terminata a settembre, i risultati ve li ho dati. Tutto questo però si è svolto in un anno molto importante per l'associazione Enzo Tortora e per Radicali Milano. Quest'anno cadeva il 25esimo anniversario della morte di Enzo Tortora. Lo dico con un po' di emozione, perché effettivamente io ero ragazzino quando tutta la vicenda Tortora funzionava, quindi anche dal punto di vista personale è stato decisamente pregnante. Insomma, in quest'anno l'associazione Enzo Tortora Radicali Milano ha voluto celebrare la figura di Enzo Tortora in una maniera decisamente degna, e ti dico, è un motivo di orgoglio che anni fa avrei pensato che fosse il contrario. Quest'anno ti dico invece che sono molto orgoglioso che l'associazione Enzo Tortora, quindi per quei pochi che siamo riusciti noi a coinvolgere il Partito Radicale nelle celebrazioni. Nel 25esimo anniversario della morte di Enzo abbiamo organizzato prima una cerimonia privata con Scoppelliti e Della Valle al famiglio del cimitero monumentale, dove la maggior parte di noi sa c'è la famosa colonna infame dove riposano le cenere di Enzo Tortora, e successivamente nel pomeriggio un convegno nel salone di rappresentanza del comune di Milano, che è Sala Alessi, in cui hanno partecipato le massime autorità provinciali e cittadine, il presidente della provincia Podestà e il presidente del Consiglio Comunale di Milano, per il Partito Radicale Turco, Testa e Rita Bernardini, e naturalmente Francesca Scoppelliti, la quale sarà sempre in quest'anno del 25esimo anniversario della morte, del 30esimo anniversario dell'arresto, non dimentichiamoci, presente alla nostra assemblea del 24. Ora, proprio in vista dell'assemblea che ci sarà fra due domeniche, non che l'attività sia un po' ferma, però naturalmente siamo in fase di stiamo organizzando il congresso, e quindi, ma non ci fermiamo. Tant'è vero che lunedì nella regione Lombardia di Formigoniana Memoria del governo di CL e quant'altro, lunedì prossimo, lunedì 18, presentiamo qua in sede l'ultimo volume di Mauri, che è La discesa in campo di Comunione e Liberazione, e avremo con noi Lorenzo Strickleavers e Luigi Amicone, direttore di Tempi, questo lunedì. Sabato 23, sempre in quest'anno che ti dicevo di ricorrenze istituzionali importanti, con Francesca Scoppelliti e me personalmente, in una prestigiosa cornice, che è quella del Piccolo Teatro, presenteremo il volume di Daniele Biacchessi, che è un giornalista di
Radio 24, Enzo Tortora, dalla luce del successo al buio del labirinto. Questo sabato 23 alle ore 20 al Piccolo Teatro, e metaforicamente questa cosa ci porterà la mattina successiva, in cui dalle 11, quindi domenica 24 novembre, dalle 11 inizierà il 25esimo congresso dell'associazione Enzo Tortora Radicale Milano 25, perché sono 25 anni che l'associazione è intitolata per iniziativa di Giorgio Inzani a Enzo Tortora. Inizieremo il nostro congresso, dove eleggeremo le nuove cariche, dove daremo la linea politica di Radicali Milano per il prossimo anno, linea politica che, secondo quanto io ho proposto all'Assemblea, il titolo dell'Assemblea di quest'anno sarà Milano-Europa. Milano-Europa, tra l'altro, un tema deciso ancora prima del congresso di Radicali Italiani, ancora prima della votazione della mozione generale, per cui quel pezzo della mozione generale di Radicali Italiani che parla specificatamente del manifesto di Ventotene, degli Stati Uniti d'Europa, eccetera, eccetera, insomma, non si poteva non votarla. Quello sarà il nostro indirizzo, questa sarà la nostra linea. Congresso che si aprirà domenica 24. Con la presenza, con l'apertura farà il vice sindaco di Milano Lucia De Cesaris, vedrà naturalmente la presenza di Francesca Scopelliti, come ti ricordavo, del neo tesoriere di Radicali Italiani, nonché già plurisegretario della Tortora Valerio Federico. E per quanto riguarda il tema, io mi auguro veramente che accetti l'invito il capo della rappresentanza della Commissione Europea qua a Milano. Sappiamo che la Commissione Europea ha due rappresentanze in Italia, a Milano e a Roma. Abbiamo mandato l'invito al dottor Fabrizio Spada, che è capo della rappresentanza della Commissione Europea qua a Milano. Speriamo che accetti l'invito, e questo veramente è stato il sunto di quello che abbiamo fatto quest'anno fino a... No, ottimo sunto. Insomma, mi sembra che di cose che ha fatte ne avete molte, e siete molto, diciamo, protesi verso il farne di nuove e di impegnative. Quello che volevo chiederti come associazione di radicali, adesso poi con le preposizioni è tutto quanto un gioco veramente certe volte parossistico, infatti, ovviamente sarete stati coinvolti anche voi in quello che è stato l'ultimo congresso di Radicali Italiani, che è stato un congresso, insomma, che si è già aperto, insomma, con introduzione di polemiche, e che poi in qualche modo poi si è concluso. Ecco, volevo sapere da te un pochino una lettura di questo congresso, come era andato. Peraltro è uscita anche ieri sera, se non sbaglio, la direzione di Radicali Italiani. Ecco, tu che ne pensi? Oh, bella domanda mi stai facendo. Allora, organizzativamente e per quanto riguarda gli ospiti del 12° congresso di Radicali Italiani, devo dire che è stato uno dei migliori congressi di Radicali Italiani in questi ultimi anni. Questo è il quarto congresso a cui partecipo, e organizzativamente parlando, insomma, la presenza di due ministri della Repubblica, uno è il nostro, ma dire il nostro ministro, non vorrei essere accusato tipo il PD, dice abbiamo la nostra banca, insomma, c'è il ministro degli esteri che, ahimè, è una radicale di quelle che vanno ascoltate molto attentamente, il ministro Cancellieri. Quindi organizzativamente parlando è stato un ottimo dibattito, devo dire un ottimo dibattito, non interrotto, insomma, è stato organizzativamente un ottimo congresso. Dal punto di vista delle modalità, non vorrei ribadire il senso del mio intervento, è stato un congresso di bruttissime modalità. Qualcuno ha parlato di commissariamento del Movimento Radicali Italiani da parte del partito, qualcuno ha parlato di, io stesso ho parlato di una non consueta ingerenza da parte di un'organizzazione costituita negli affari interni di un'organizzazione costituente. Veramente non ho esagerato, ho detto quello che pensavo. Le modalità che si sono, la lettera, la candidatura di Rita, i firmatari stessi, molti dei quali non iscritti ai Radicali Italiani e quant'altro, le modalità sembravano quelle veramente della partitocrazia, degli antipartitocratici, nel senso che siamo tanto bravi a volere il rispetto delle regole piuttosto che ad accusare determinati comportamenti fuori da noi, però poi da noi succedono queste cose. Il dato di fatto è quello, esiste una spaccatura, e bisogna però capire se la spaccatura, che è la spaccatura, la differente visione che è nata, è una spaccatura di metodo o di intenti. Allora, se il partito
che fino adesso, passatemi il termine, non sembra essere molto presente. Te lo dicevo prima, l'associazione Enzo Tortora ha coinvolto il partito nelle celebrazioni di Enzo Tortora. Cosa che dici? Insomma, il partito deve i radicali devono tantissimo al nome di Enzo Tortora, e se non fossimo stati noi e Cappato a coinvolgere il partito, devo dire che Maurizio Turco però ha accettato subito il nostro invito a partecipare, a darci una mano e quant'altro, però insomma il piano non dovrebbe essere dal piccolo al grande, ma dal grande, proprio perché il partito dovrebbe essere il grande contenitore, una parola brutta, però il grande coordinatore, ecco, forse meglio così, di tutte le attività radicali dei vari soggetti. Ora, così non pare, il partito sembra sufficientemente assente. Se questa è la modalità, se questa elezione, se questa modalità di elezione di Rita, alla quale va assolutamente la mia più grande stima, è del tutto evidente che non credo ci sia bisogno di ripeterlo, che qui stiamo parlando delle qualità personali di Rita, che è una persona assolutamente al di sopra di ogni sospetto. Però se dobbiamo fermarci alla modalità, ecco, magari queste modalità avrebbero potuto essere decisamente diverse. Non mi piace, stavo dicendo prima, una spaccatura che io mi auguro che non sia di intenti, perché ribadisco prima, quando si fanno cose radicali, che le proponga la Coscioni, qualsiasi altro, addirittura l'Era, se dovesse proporne, o radicali italiani, insomma siamo sempre noi che scendiamo in piazza, che facciamo, che brilliamo, che disfiamo, quindi questa è assolutamente una distinzione che non va fatta. Casomai potrebbe esserci una differenza di metodo, quindi di strumenti di battaglia radicali. Io ho detto nel mio intervento, questo è il partito dei chiunque, non esiste disciplina di partito, tra virgolette, parlo della totalità chiaramente, se non esiste disciplina di partito e non esiste, ed è quello del partito dei chiunque, bisogna veramente permettere a chiunque di fare politica, anche in maniera differente. Se uno volesse, mi viene in mente una cosa. Allora, in uno dei comitati dell'anno scorso, se non sbaglio era marzo-aprile, noi il segretario del partito l'abbiamo vista, i membri del comitato nazionale c'era, il segretario del partito c'era, Demba Traoré, che è venuto a fare un intervento. Demba, e questo non me lo ricorderò mai perché ci sono delle chicche nella vita radicale di ognuno che poi se lo ricordano, Demba, parlando naturalmente in francese, disse: sono anni che voi parlate di questioni giustizia, di problemi delle carceri, eccetera, eccetera, però non cambia nulla. Ed Emma disse testuali parole: forse è il caso di revisionare un attimino gli strumenti della lotta politica. Sì, me lo ricordo benissimo anch'io. Sparito. Demba è stato presente al Parlamento in occasione delle, come si dice, mutilazioni genitali femminili, dopodiché è sparito. Ora, perché veramente non dobbiamo analizzare un metodo differente ma cerchiamolo insieme? Non è detto che il metodo mio sia corretto, non so se ti ricordi, io ho proposto il fatto che il partito radicale fosse veramente un partito radicale, non violento, transpartito, transnazionale, europeo, in ottica europeista, a cui collegarsi, perché io non devo fare un nucleo di, faccio per dire naturalmente una visione, di nucleo di radicali spagnoli che mi aiutino qua in Italia a portare tutta quella legislazione, tutti quei diritti che qui mancano, dando una collaborazione a tutti quanti, e il partito dovrebbe essere quello che, insomma, bilancio politico del congresso, avremmo potuto fare di meglio come radicali, non come altro, avremmo decisamente potuto fare di meglio. Sì, no, ti chiedevo appunto perché mi sembra che come radicali un po' tutti quanti siamo stati coinvolti in questa, diciamo, in questa vicenda congressuale che ha raggruppato un po' di cose, anche per esempio come la famosa conferenza stampa, che non si è capito bene se fosse un evento congressuale o extra congressuale, in cui Marco ha definito quel congresso il nulla, però poi comunque sia c'era una candidatura di di Rita Bernardini, insomma un po' di cose contraddittorie, che però, ecco, insomma, quella conferenza stampa è stata un atto, insomma, un tentativo perlomeno di delegittimarlo, quel congresso. Ci sono state molte persone che sono state veramente toccate anche personalmente, ho visto molti militanti fare interventi piangendo, insomma, veramente molta pathos e anche molta, da parte di molte persone, delusione e tristezza, proprio umanamente parlando, pensando che comunque sia un evento al quale ognuno con le proprie spese, vabbè, convenzione ovviamente ringraziamo, ma comunque sia hanno partecipato venendo da tutta Italia, e quindi sentendosi coinvolti per un'empatia, sono secondo me queste delle manifestazioni anche emotive,
che hanno avuto, che sono importanti, sono il segno di qualcosa che probabilmente, insomma, non è più così entusiasmante, sicuramente nei metodi e non nel merito. Io personalmente, per quanto riguarda, ma questo l'ho scritto, l'ho detto tante volte, per quanto riguarda il Movimento Radicale, ritengo che ci sia un grosso problema di metodo, che si è incancrenito nel tempo ed è diventato un problema di merito ormai, perché si è lasciato un po' così sedimentare, come per esempio un po' quello di tutta questa architettura, ma comunque molto complessa, diciamo in modo eufemistico. Vedremo un pochino adesso con questa nuova segreteria e questa nuova direzione come procederà Radicali Italiani, che mi piace che tu usi il termine nuovo. Sì, perché no, peraltro questa cosa della proposizione, questa attenzione mi sembra un pochino che è andata calando, perché ho già visto delle comparse in televisione con dei titoli non rispettosi del quindi con un dei, oppure senza nessuna proposizione Radicali Italiani, e che prima magari avrebbero suscitato molta molta ire da parte di qualcuno, invece adesso si è lasciato passare. Esatto, non so se tu te ne sei accorto di questo. Guarda, noi siamo vittime un po' del clima che si respira a Milano, siamo molto ogni tanto molto terra terra, diciamo per finezza pragmatici. Va bene, raccontatevela, dite, discutete, fate quello che volete, ma poi, e lo ribadisco il concetto, non bisogna mai perdere di vista lo scopo di quello che noi facciamo. Quindi, se volete raccontarvela, raccontatevela, scrivete sui vari forum, scrivete sui vari siti a grasso, sulle varie mailing list, tanto noi siamo in piazza a raccogliere le firme, quindi vedete un po' voi. Da questo punto di vista, sì, forse ne parlavo anche con alcuni compagni in congresso, nella fattispecie con Igor Boni, insomma con l'Aglietta, con alcuni compagni veneti, forse bisognerebbe recuperare un po' di più quello spirito di iniziativa che parte dal basso, quindi dalle associazioni. Milano da questo punto di vista, come ti dicevo prima, in quel breve scorso delle cose che abbiamo fatto, potrebbe dare veramente una mano, quindi recuperare e lo spirito di iniziativa politica che parte dalle associazioni territoriali, e territoriali sono, non possiamo non dire di no, e magari fare anche sinergia tra le varie associazioni che magari per vicinanza ma anche di territorio si possono fare. Dicevi prima, e poi mi interrompo perché mi sa che ho parlato un po' troppo, nonostante la mia notoria timidezza, ma il mezzo computer funziona molto bene a farla superare. Tu dicevi prima, dal punto di vista umano delle persone coinvolte al congresso, sì, ahimè sì, ce ne sono parecchie. Non so se non fatemi passare per leghista quando dico da Roma, nel senso da Torre Argentina, non so se in quelle stanze si percepisce questa cosa, ma c'è da parte della militanza, c'è, sì, io credo, c'è veramente questo riscatto, io credo talmente tanto nelle istanze radicali, in quello che noi radicali siamo, che vado avanti a fare cose indipendentemente da tutto quello che succede all'esterno. Poi succedono i casi come Freddy, radicali Parma, ma non solo, che si sentono veramente delusi da questa situazione. Conferenza stampa di Marco Pannella fuori dal congresso è stato un brutto atto farla fuori dal congresso, è stato un brutto atto farla mentre la direzione di Radicali Italiani era riunita, un po' una cosa così, ma proprio un brutto atto formalmente. Io sono convinto, io ho studiato scienze politiche e ho avuto la fortuna di avere dei grandi maestri in democrazia, in qualsiasi forma della democrazia la forma è sostanza. Se tu fai un qualche cosa che esula dalla forma che le istituzioni democratiche, ma anche un congresso di Radicali Italiani vuole, no, sei fuori dalle forme e dalle regole della democrazia. E ti dirò, non so se molti l'hanno notato, c'è stata una cosa bruttissima che mi ha lasciato molto, molto male, molto un amaro in bocca. Tutti noi, non è sbagliato dire che tutti noi siamo diventati radicali perché abbiamo ascoltato Marco Pannella ed eventualmente Emma Bonino in qualche comizio. Il nostro essere radicali si scontra con la figura di, si scontra e si incontra naturalmente con la figura di Marco Pannella, che non si mette in discussione. Però vedere Marco Pannella, ma proprio perché Marco Pannella, quel pezzo di storia della Repubblica Italiana a cui nessuno può prescindere, che alla fine del discorso di candidatura di Viale
quando i congressisti hanno applaudito Viale, ma così come hanno applaudito Arconti, Bernardini e quant'altro, vedere Marco Pannella, questo pezzo di storia radicale, che scendeva in mezzo ai congressisti facendo un applauso un po' derisorio nei confronti dei congressisti, quella è stata una cosa che non, a me personalmente ha fatto male, ma perché ho un profondo rispetto per Marco Pannella, proprio perché siamo radicali, grazie a lui, e perché se questo paese ogni tanto va bene è proprio grazie a lui. È stato un gesto, una forma, come dicevo prima, brutta, ma proprio brutta. E sono queste cose che dici, ma porca miseria, ma perché? Perché dobbiamo perderci in discussioni inutili, in giochini, ti propongo, ti presento, eccetera? Oh signori, noi siamo veramente quelli che scendono in piazza e farebbero di tutto, farebbero addirittura, farebbero e hanno fatto disobbedienza civile per cambiare le regole di questo paese, e poi ci perdiamo in cose di questo genere. Ogni tanto si dice si fa fatica a essere radicali, ragazzi, si fa molta fatica a essere radicali, soprattutto se ti mettono i bastoni tra le ruote, emotivamente e personalmente parlando. È vero, è vero. Io condivido quello che hai detto, si fa fatica a essere radicali spesso anche nel mondo radicale, e con questo chiudiamo perché siamo andati già anti oltre il tempo che ci eravamo prefissi. Io ringrazio Claudio Brazzetta, segretario dell'associazione Enzo Torto, l'associazione milanese. Poi vedremo appunto se ti ricandiderai, se ci saranno candidati. Insomma, spero che sarà un congresso partecipato e anche dalle molteplici magari candidature, insomma. Con dibattito. Domenica 24 novembre, ore 11, Radicali Milano, Associazione Enzo Tortora, via Malachia Marchesi, detta Dei 10, metro De Angeli. Tutte le informazioni sul sito radicalimilano.it. Grazie Gianni per avermi fatto pubblicizzare il congresso. Ci mancherebbe. Grazie ancora a Claudio Barazzetta, io restituisco la linea alla regia. Buona serata.